sembra un pupetto. L'amore di mamma. Chi non va bene agli animali va bene manca alle persone. Caruccio, ma te l'hai comprato? Hai i soldi dei miei gatti, allacciano. Comunque, lui certo non le farà mancare niente. Quella che abita di fronte a me, poveraccia, è rimasta con 3 bambini. E che, davvero, davvero? E dai, piantala, no! Che bestia, mica ma me vai a passare, io devo scendere! Ma ti stronzi! Ma ti beri, sta a fare casino! Che c'è? Io sono stata tua. Io c'ho una strizza che mette. Se mi chiama a me, mi sparo. Sì, pronto. Chi è? Ah, sì, sì, va bene, passamelo, passamelo. Ah, buongiorno. Ma no, 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 non mi disturbi affatto. Ah, sì, 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 stai tranquillo. Accidenti, me lo sai che ore sono? Camilla. Ti avevo detto di svegliarmi alle 6:30, amore. No? Se c'è una cosa no, che detesto è dovermi scorticolare. Tutto bene, e poi ormai è troppo tardi, ti odio. Ah, sì, sì, per me va benissimo. Da qualche faccia, sembra un fantasma. Però a Montecitorio, eh. Sì, preferisco che venga tu da me, se non ti dispiace. Ok, d'accordo, a più tardi. Perfetto, sei rimasto anche senza dentifricio. Tesoro, che cosa succede? Lo sai che voglio essere a casa alle 7, ma tu non hai messo la sveglia. L'hai fatta apposta, scommetto. Sei il solito egoista, il solito schifoso egoista. Scusa, siamo venuti a letto alle 2. Io poi stamattina non ho neanche impegni alla camera, quindi pensavo che avremmo anche potuto... Dei tuoi impegni di politico me ne sbatto. Se permetti ai miei, che penso? Ginevra si sveglia alle 7:30 e voglio che mi trovi in casa. Tutte le mattine alle 8 Alberto ovunque sia mi chiama e anche se di certo non mi rimprovera, io voglio che mi trovi a casa al mio posto di madre. Che matrimonio esemplare. Andare in giro alle 9 del mattino in abito firma, da sera mi prenderanno per una pazza o una mignotta. Perché alle 7 che cosa cambiava? Non respirare. Ecco. Pronta. Ah, ce l'hai fatta. Ti ricordi di chiamare il presidente, eh? È lui che deve chiamare me da Milano per confermarmi l'incontro di stasera. Arrivo a casa appena in tempo. Lo vedi? Io lavoro per te e tu invece te ne stai a poltrire a letto. Abbi almeno la carineria di darmi l'autista. E va bene, prenditi pure il mio autista. Ciao. Amore. Però rimandamelo subito, capito? Sì, boss. Contessa? Quando dormo qui deve svegliarmi alle 6:30, gliel'ho già detto 20 volte, non intendo ripeterla ancora, il suo mestiere sì, mi fa... Ah, la borsa! È sul tavolo, contessa. Non sono mica cieca. Sì, contessa. E voglio anche che mi porti un caffè caldo, capito? Va bene, contessa. Buongiorno, contessa. Buongiorno, cazzo. Io lascio la macchina al parcheggio di Villa Pochetti, mi prendo la In fondo ci abbiamo messo solo 25 minuti, non è mica molto. No, non è molto, però quella non è Roma, mamma. Come casa è anche bella, è così ariosa, piena di luce. Sbrighiamoci! Dai! Non posso mica correre. Allora che faccio? Telefono all'agenzia. La prendiamo? Ma sì, mamma, prendiamola. Tanto con quei soldi lì una casa meglio di quella non la troviamo. Accidenti, quanto è tardi, devo correre in negozio. Ma non l'hai avvertito il signor Anselmo che avresti fatto tardi? Sì, sì, certo che gliel'ho detto, ma lo sai com'è quello lì? Gli avevo chiesto soltanto mezz'ora. Ciao, mami. Ciao, Annabella. Che fai, vieni a casa a mangiare? No, devo vedere Enrico. Ah. Tardi stamattina, Annabella. Sono come il tuo cavallo, c'ho la pressione bassa. Sì, ma c'hai la coscia lunga. Come il tuo cavallo, te l'ho detto che gli assomiglio. Ah.
Buongiorno, contessa. Buongiorno, mia figlia è già uscita? Sì, contessa. Quant'è? 1.245.507. Grazie, buona giornata. Grazie. Te sei trovata? Sì, ma mica mi piace, Silvè. Ma avevano detto che era tutta una pagina intera. Oh, ma come, non sei contenta? Hanno messo la foto tua sul giornale e te lamenti, eh? Ha una modella che conosco io. Ci sono voluti 2 anni per fargli uscire la prima foto. Tu invece tra un po' stai in copertina. Te lo dice sto scemo. Ciao. Ciao Silvè, buona giornata. Ciao. Ciao bella. Matteo, per favore, aspettateci qui. Certo. E fate attenzione alla mia valigetta che l'hai lasciata rinta. Veniamo subito. Allora, ti piace? Carmelo, ma noi non abitiamo a Piazza di Spagna. Ah, certo che abitiamo a Piazza di Spagna. E allora perché ci fece scendere qua? Perché la piazza è isola pedonale e noi il permesso non ce l'abbiamo ancora. Certo, a Messina vivimo garage. Non ci pensare più a Messina. La nostra vita ormai qui è nella capitale. Ti ricordi, l'abbiamo già fatta questa scala durante il viaggio di nozze. Come eravamo giovani. Poveri. Però non ci è andata male, di' la verità, Annina. L'avresti detto mai che quel povero muratore che avevi sposato sarebbe diventato un grande imprenditore? Che oggi si può permettere il lusso di far abitare la propria famiglia qui, nella più bella piazza di Roma e d'Italia. La vedi quella terrazza lassù, eh? Donne, si vede la più favolosa vista della città? È quella casa nostra. Madre mia. Buongiorno. È lei, commendatore, buongiorno. Ma nostra figlia non c'è? Non è ancora arrivata, da solito a quest'ora è già qui. Ah, va bene, grazie. Con permesso. E qua a destra. Fai così. Allora, che ne dici? Sì, per essere bella è bella. Ma ancora non so come farò ad abituarmi a vivere in questa casa, Carmelo. Piano piano. Certo che è spettacoloso da quassù. Sì, è grande, spaziosa. Da qui veramente si domina tutta la città. Sì. Quello è il Quirinale. Mamma, papà. Erika, tesoro. Come mai siete già arrivati? Io vi aspettavo per sabato. La casa non è ancora pronta. Ah sì, hai ragione, ma tua madre era ansiosa di vederla allora. Ma è che mancano un sacco di cose, i tappeti, tutte le tende, i divani, l'argenteria. Ti piace, mamma? Beh, insomma, sì. Sì, ma andiamo, allora, andiamo, dici? Torniamo dentro. Brava. Sì, direi di sì. E invece, figlia mia, non sono contento ancora. Chiunque entri in casa mia sbalordito deve rimanere. Qui non ci sono mobili, armadi, cassapanche, tappezzeria. Ma quale aria di ricchezza si respira? Mi sembra un ambulatorio. Ma cosa stai dicendo? Guarda che questa è una casa molto elegante. Io seguo le più importanti riviste di arredamento. E poi aspetta almeno che sia finita. È questo che mi rappresenta. Papà, è un fontana. Ah, e che si rompe durante il trasporto? Erika, io dentro i quadri ci voglio paesaggi, uomini, donne, santi, animali. Papà, questa è arte astratta. Io sono un realista. Non ci sono nemmeno i lampadari. È ovvio, sono luci alogene. No, Erika, così non va. La gente che verrà in questa casa deve restare a bocca aperta, deve restare. Voglio che prima ci invidino e poi si incazzino. Ma che discorsi sono? Cosa vorresti? Le maniglie d'oro alle porte? Oh, brava, questa sì che è un'idea, perché no? Le maniglie d'oro, giusto? Ma figuriamoci, papà, non essere ridicolo. No, proprio maniglie d'oro massicce invece, roba da fare schiattare d'invidia anche la Gacan. Mamma, papà! Bobby! Che bella sorpresa! Ma tu dormi qui? E da quando? Ci ho dormito stanotte, in albergo. Ma come, tu ancora a letto stai a quest'ora invece di essere in ufficio? Anche ieri ti telefonai da Messina, non c'eri. E allora che mi conviene? Bobby! Hi everybody! Ciao a tutti! Lei è una mia amica, Jessica. Scusate. Ma...
chi è? Mace mia, ma chi frequenta nostro figlio? Cammelo, e tu non dici niente. Ma che devo dire? Va a fare le sue esperienze. Ma è Nira. E allora? Che siamo razzisti. È pronto il bagno, Ania? Momentito, signora. Pronto? Ah, sei tu, Alberto, caro. Eri preoccupato? Ma no, figurati, no, che non è successo niente. Ho dormito da Eugenio, che ne ha combinata un'altra delle sue. Non ho messo la sveglia. Sì. A volte sembra proprio che sia geloso di te e voglia farci litigare. No, lo sai che sei tu il mio marito ideale, Topino. Un momento, amore. Pronto? Sandra? Aspetta un attimo. Allora, tesoro, ne parliamo meglio quando passi per Roma. Da dove mi stai chiamando adesso? Da Oslo? Oh, che orrore, chissà che freddo. Ma certo, certo, ci sentiamo domani. Ciao, tesoro, ciao. Sandra, ma cosa ti è saltato in mente? Potevi prima chiedere a me. Ti butti su primo che capita senza informarti. Dai, è un famosissimo gay, ti dico. Figurati, è stato non so per quanti anni con quell'antiquario di Firenze. Già, brava, Gianfranco, ecco. Con te invece è stato normale. Scusa un momento, cara. No, aspetta. Pronto? Presidente! Un attimo e sono da lei. Sandra, devi scusarmi. Ora non posso, ciao. Allora, come sta? Ne sono felicissima. Ma lei vuole scherzare. Certo, è un piacere sentirla anche per telefono. Allora, ho capito, dovrebbe riuscire a partire da Milano per le 7:30. Nebbia permettendo, certo. Sì, l'onorevole Nasso sarà qui alle 9, non dubiti. A stasera, presidente. Allora, è pronto questo bagno? Ah! Pronto? Chi è? Ah, Pierluigi, sei tu. Quale vestito? Ah, sì, sì, ho capito. Va bene, ora vedrò di rimandartelo. Cosa? Io credevo fosse un prestito, veramente. Ho capito, tesoro. Quell'abito l'ho appena messo a Venezia dagli Zandonai. E tu dovresti ringraziarmi, invece, visto che su tutte le foto compare anche il tuo nome. Ma guarda che tutti abbiamo bisogno di pubblicità, compreso te. Se la metti così, tra qualche giorno vedrò di passare a pagare. Ciao, ingrato. Che stronzo. Si può fare questo bagno? Sì, signora. Mettiamo anche una cravatta? Ti piace? Sì. Ok. Guarda chi c'è. Digli di andare via. Non puoi stare qui, vai via, vai! Arriva il signor Anselmo. Senta, che ne direbbe di lasciare in pace la signorina che sta lavorando? Ha la più bella commessa di Piazza di Spagna. Va bene, però lei esagera. E poi non è la prima volta che la vedo venire qui a fare queste scene. Non dovrebbe dispiacerle. In fondo è sempre pubblicità anche per il suo negozio. Va bene, la ringrazio, però adesso basta, La prego. Credo proprio che la perderà presto, lo sa? Oh, sopravviverò, ne ho altre 10 pronte di commesse. Scusi, Sam, ma allora lei è proprio guercio? No, voglio dire, quando la trova più una come quella? Signora Gianna. Posso salire, Margherita? Certo, le apro. Tutto fatto.
naturali come i ladri eccetera, secondo me prevede poi, ecco, diciamo, una interazione comunicativa. Sono io, Margherita. Si accomodi, signora Gianna. Mamma mia, ste scale. Beh, da lei che non ha mai fumato, non ce la faccio più. Vedrà che adesso che ci cacciano, l'ascensore lo metteranno. So 20 anni che vesto da lei, non so come farò se va sta lontano. In qualche modo faremo. Le serviva qualcosa, signora Gianna?